con il gruppo di chi segue, e vedete Reggiani seguito da Ferruggia, seguito da Brad e da Rada. Attacca il giapponese, supera il tedesco e la Yamaha porta in terza posizione. Ellis, poi Brad è quarto, Reggiani è quinto, Hill è sesto. Ed eccoli ancora, guardate come l'Aprilia di Ruggia in accelerazione infila la Yamaha e la passa senza pietà. Dunque bel motore per Ruggia, una certa mancanza di potenza per la Yamaha, eppure Arada con una grande guida, quelli che pensavano che si sarebbe trovato a mal partito su una pista difficile come Assen. Seguitori, 2 secondi e 41, ed ecco le prese Reggiani, Chili, Kosinski, attacca e supera due piloti in una sola frenata. Quello davanti era Chili, quello dietro Zellenberg. Guardate come poi la Yamaha in accelerazione, Chili passi ancora davanti a Kosinski, è Zellenberg che fa da operatore in pista in frenata. Ah, c'è un problema per Chili, hai visto come Kosinski gli è uscito dalla scia? Però Chili adesso ha ripreso quantomeno la scia dell'americano, quindi l'immagine anche che abbiamo dalla telecamera non è così precisa, ci dà forse una visione un po' distorta, è sembrato molto più rapido forse di quanto non sia stato in realtà questo sorpasso. Belle queste immagini con i croci di linea, guardate, quattro piloti in fila indiana, davanti ci sono Capirossi, poi Ruggia e Arada insieme. Brad leggermente più staccato, grandi numeri dentro la variante, Chili handicappato. Sì, Chili è rimasto largo. Ma d'altra parte era lecito aspettarselo, mi pare che Loris non sia ancora in una grandissima forma psicologica. Ma soprattutto io questo non direi, sinceramente direi piuttosto che Reggiani, non potendo usare in gara il... Hai visto che cattiveria ha fatto Ruggia ad Arada e come Arada si è infilato all'interno, ci vedo cancello. È lotta aperta fra i due, che hanno anche diverse linee, ma soprattutto diverse erogazioni di motore. È decisamente a sorpresa. Eccolo Kosinski, se riuscirà a conquistarselo. Guardate Kosinski, prova all'esterno, perde per un momento l'aderenza, deve correggere e rinunciare al tentativo, ma ormai è in scia a Bradl e il sorpasso è imminente. Kosinski irresistibile. Eccolo qua, il pilota che anche Carlo Pernant dell'Aprilia sta un pochino filando, l'abbiamo visto ruggiata a cara Arada. John Kosinski fa gola anche alla Cagiva in 500. Staremo un po' a vedere, certo è che non resterà la Suzuki, che ha già dichiarato di non volergli dare la 500 l'anno prossimo, era questa un po' la sostanza. Dato che Schwanz, ed ecco l'attaccare Bradl, questa volta con successo. In fondo al campionato, comunque non mancano per l'americano le offerte, perché ha parlato anche con Erkan Moto. Così si attacca Arada e si piazza dietro a Jean-Philippe Ruggia, fantastico. Proprio bravo così, niente da dire. Adesso vedremo se darà la caccia anche a Ruggia, certo. È certo che ci proverà, anche se Capirossi è lontano a 6 secondi e 0,54. Ma Kosinski ha ancora migliorato il suo giro, 2,06 e 951. Fatto fuori anche Ruggia, Kosinski è secondo, vedete il suo giro, a 171,53 di media. Grossa difficoltà, Romboni uscito subito e con lui Massimiliano Biaggi, quindi si è aperta la strada ad Arada e a Kosinski. Ora Arada davanti a Ruggia in terza posizione, si è già portato sul rettilineo per l'inizio dell'ultimo giro, è passato che il giapponese è pilota grintoso, secondo posto importante per lui all'interno, bravissimo, e le immagini sono ancora su Capirossi. E purtroppo sì, la regia impone le immagini per l'ultimo giro sul pilota che è in testa, vedete in penna già Capirossi, un eccesso forse. Tutto solo, vedete, già passato Arada in seconda posizione, sul dritto la Yamaha è più veloce della Suzuki, però così si tiene lo stesso distacco, prova all'esterno per avvantaggiarsi sulla curva successiva, ripassa, se non è troppo veloce difficilmente potrà essere superato di nuovo da Arada, ma ci prova ancora Arada all'esterno, vediamo se passa, non osa fino in fondo Arada. Mancano poche curve per sferrare l'attacco decisivo. Kosinski a zigzag, ci prova a chiudere tutti i cancelli. È l'ultimo giro ad Assen, è sempre delicato fra piloti che lottano. Intanto Capirossi là davanti, proiettato verso il suo primo successo in 2,5. Il nono della carriera, Arada davanti a Kosinski, si volta l'americano. Arada
Arada è sempre in seconda posizione, ormai ha staccato nettamente John. Siamo sulle ultime curve, la variante, e Capirossi è già pronto a tagliare da vincitore il traguardo di Assen. Gran Premio d'Olanda, Capirossi primo, Arada secondo, Kosinski al terzo posto, al quarto l'Aprilia, Ruggia, Honda.